Ciao Piccus, ciao Roberto, tutto a posto? Allora, perfetto, cerca indizi nell'area usando la visione spettrale, trova il luogo in cui è stata scattata la foto, questo qua onestamente non sappiamo se riusciremo mai a farlo. Tutto bene, dai, si tira avanti direi. Si tira avanti, c'è ancora qualcosa da sistemare, però... Scusami, non sta andando male, dai, non sta andando male direi. Per cui mi accontento, ecco, per il momento. Allora, un bel pandino giocattolo qua lasciamo stare. Vediamo se riusciamo ad aggirare il tutto in qualche modo. Oh, perfetto. Soldoni. Ok. E la missione secondaria è di qua. Che succede? Che succede? Sentiamo. Sto continuando a perdere dipendenti. Ai, dipendenti. Che la mia azienda sia maledetta. Mm. Hai trovato qualche spiegazione? No, nemmeno una. Mi sono sempre preso cura dei miei dipendenti. È tempo di fare una visita. Una visita alla sua azienda, a quanto pare, eh? Conosci questo gioco, Roberto? Trova il palazzo pieno di uffici. Ok. Ah, da queste parti. Qua dentro, probabilmente. Deve essere questa. Vediamo l'interno. Ok. Entra. No, non lo conosci. Ah, ok, ok, va bene. Questo qua è un gioco... Ti sei abbonato? Questo beh, se così fosse, grazie mille. Questo qui è un gioco dal creatore, dal papà, di Resident Evil, che è un horror molto famoso a base zombie. Ecco, e... dallo stesso creatore appunto di The Evil Within, che fra l'altro regaleranno su Epic fra qualche giorno, ed è un altro horror degno di essere giocato veramente. Hanno fatto due capitoli di quello, non vedo l'ora di vedere un terzo, sempre se arriverà mai onestamente. Questo qua invece è un po' più soft, cioè sì, c'è qualche accenno horror, ma non è veramente un horror, ecco, non è un horror questo qua. Aio. E uno. E due. Perfetto. Allora, cosa abbiamo qui? Perfetto. Party Animals. Allora, l'ho sentito nominare, ma non so che gioco sia, onestamente. Mi sembra che sia un multigiocatore comunque, no? Chissà che cos'è. Se non ricordo male. Una bambola vestita con il corredo tradizionale giapponese, però non so a che tipo di multiplayer sia, onestamente. Non ne ho idea, non ne ho idea. Dopo vado ad informarmi, dai, solo perché me lo chiedi te. Prendi, qua lasciamo stare, curiamoci un attimo magari, ok. Un bonus temporaneo è stato attivato. Perfetto. È un gioco divertente? Ok, ok. Ok, non è tipo Fall Guys, vero, no? Dopo vado a vedere, dai, mi ha incuriosito. Però non è che sia proprio il mio genere, credo. Io sono per i giochi noiosi e boriosi, no, scherzo. Reclamo politica straordinari. Anche se alcuni giorni non posso fare gli straordinari, non cambia il fatto che ho troppo lavoro. I clienti non aspettano un giorno in più per vedere i risultati. Pagateci gli straordinari invece di obbligarci a portare il lavoro a casa. Ok, vediamo un attimo. Perfetto. Indietro. Perché abolire gli straordinari se non diminuisce il lavoro? Potrebbe esserci altro. Continuiamo a cercare. Sì, 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 andiamo avanti, dai. Un nemico simpatico e cicciotto, mi verrebbe da dire. Quindi... è di quelli resistenti, giusto? Sì, direi di sì. Altrimenti non sarebbe ancora in piedi. Ma mi sa che... è tanto resistente questo qua, non è il classico cicciotto, credo. Infatti era un nemico nuovo. È un battle royale. Ah, oddio, ok, ok. Non so perché, ma mi ritorna in mente tipo Crash Bash. Perché mi ricordo vagamente di Party Animals, però non sono sicuro, dai. Dopo vado a vedere. Dopo vado a vedere, inutile che dica fesserie, così tanto per. Facciamo così. Ok. Polpette di riso spettrali, umeboshi. Umeboshi.
qua. Tac. Guarda, reclamo per l'open space. Quindi pensavate che eliminare le zone di lavoro fisse avrebbero migliorato la comunicazione? No, perché ora sento la solitudine più che mai. Sono tutti impegnati a fare con Bricola e io non ho più nessuno con cui stare. Porca vacca. Beh, non deve essere il massimo. Quindi evidentemente se l'azienda andava male, un motivo c'era, diciamo, no? Gli verrebbe da dire. Cerca indizi sulle persone che scompaiono. Quantità massima. Mangiamo allora. Niente. Quantità già piena. Posso mangiare di nuovo? No. A posto. Lo prendiamo dopo, dai. Ma ci sono un sacco di nemici simpatici. Compra. Lasciamo stare. Qua niente, qua niente. Fermi tutti, vediamo se ho dei punti da spendere. No, direi di no. Dai, facciamo un bel botto. E... non abbastanza, direi, vabbè. Ok. Wow. Aglio. Prossimo. Qualcun altro? Ah. Alle gambe, alle gambe, alle gambe, su. Cazzo. Perfetto. Belli i combattimenti così, eh. Niente. Niente. Frustrazione e promozione. Immagino di aver ottenuto la promozione al ruolo di manager nonostante sia molto giovane, grazie al nuovo sistema di valutazione delle performance. Ma come devo comportarmi quando tutte le persone che dovrei gestire sono più anziane di me e non mi rispettano? Penso di non avere un futuro qui. Ok. Comunque Roberto, parlando di cose serie, ho venduto l'iPhone. Non mi trovavo neanche un po'. Penso di aver capito adesso. Grazie, grazie mille, grazie mille. Buone intenzioni, però. Non mi trovavo. Solo accumulare emozioni negative. Non mi trovavo, ma più che altro perché... Come hai fatto a vederlo? Ah, ti è arrivato tipo il messaggio sulla chat di WhatsApp, forse, che ho cambiato il dispositivo. O forse dalle foto, non lo so, boh. Comunque, allora, il telefono in sé non aveva nulla di particolare che non mi piacesse, anzi era un bel telefono. È solo che io, facendo tanti video e collegando spesso il computer al telefono, e cos'è successo? Semplicemente non lo trovavo incompatibile, cioè tante volte il problema di compatibilità nel trasferire i dati, i file, quelle robe lì. Per cui ad un certo punto ho detto basta, non ce la faccio più. Non ce la faccio più. E quindi ciao. Forse un domani, ma non oggi. Un domani, ma non oggi. Ma... ok. Via. Perfetto. Parliamo. Avete capito cosa è successo? Sì. Le sue idee non sono state apprezzate dai suoi dipendenti. Probabilmente sarebbe dovuto intervenire di meno in qualità di capo. Ah, quindi a nessuno andava bene la mia gestione? A quanto pare no. Beh, ora che lo so, posso solo migliorare in futuro.
Farò del mio meglio per tutti la prossima volta. Non ammazzarti di lavoro nell'aldilà. E se ne va. Abbigliamento, abito informale, pantaloni stretti e Oxford qualcosa. Va bene, ok, perfetto. Allora, vediamo un po' qua cosa abbiamo da fare. Cos'è questo? La luna cremisi. Qualcuno vuole mettersi in contatto con KK. Ah, bene, bene, bene. Andiamo subito a fare quella roba lì allora. Quindi alla nostra sinistra. Devo salvarne altri. Perfetto. Da queste parti abbiamo detto, eh? Spiriti ovunque, tanto per cambiare. Bene. Aio. E non ho più colpi, cazzo! Oh, porca puttana! Merda! Vivo per un pelo! Bene, più o meno. Ah, devo potenziare un po' il personaggio in qualche modo, eh. Sempre sul filo del rasoio qua. A parte che ho attaccato senza avere colpi, che ovviamente non mi ha aiutato, direi. Decisamente. Però, insomma. Vediamo qua se c'è qualcosa di bello. Ok. Altre anime qua, perfetto. Sì, alla fine sono passato di nuovo ad Android, ecco. Ad Android. E poi anche tanti bug, comunque, se devo essere sincero, eh. Tanti bug. Che cosa ho preso? Un Oppo Find X3 Pro, che è, diciamo, era il top di gamma di Oppo. E devo dire che sono abbastanza contento, anche se anche lì svariati difetti che non mi aspettavo, eh. Guardate, infatti, che non mi aspettavo. Telefono nuovo, ovviamente. Ad esempio, il sensore di prossimità che non va tanto bene, perché tante volte non capisce che stacco l'orecchio. Quindi, vabbè. Però nulla di particolare, insomma. Anche l'iPhone alla fine aveva qualche difettuccio qua e là, ma l'ho apprezzato. È che il discorso, appunto, compatibilità veramente troppo invadente. S22 500. Allora, io l'ho pagato un po' meno e poi comunque considero che l'ho comprato tre mesi fa ormai, più o meno. S22 è bello, però sai cosa? Poca batteria, mi pare. Poca batteria. Questo qua ha comunque tipo 800-900 mAh in più e anche uno schermo più grande, ecco, un po' più grande. Senza diventare una padella, comunque. Poi è un bel comparto fotocamera, ecco. Vabbè, insomma, dai, è discreto, è discreto. A suo tempo fece le opportune valutazioni. Non mi ricordo se l'S22 magari costava un po' di più a suo tempo, però boh, insomma. Tac. Perfetto. Aglio. Ah, ma ne può fare anche due contemporaneamente, penso che. L'S22 di base a suo tempo costava di più? Non mi ricordo, onestamente, non pensavo.
Adesso puoi utilizzare una carica elementale d'acqua. Questo attacco utilizza l'etere d'acqua per creare un'area congelata in un raggio intorno a te. I nemici all'interno dell'area subiscono danni e un'esplosione prolungata li congelerà. Tieni premuto il clic sinistro per completare la carica. Poi premi Q per attivarla. Il tuo etere d'acqua si consuma costantemente e continuerai ad attaccare finché non rilascerai. Così andranno sotto zero, pronti per il congelatore. Non si muoveranno più. Pronti per il congelatore. Di 18 di 32. Quindi dovrei stordire tre nemici contemporaneamente, cavolo. Beh. Giustamente, aio. Dov'è il tuo punto debole qua, vuoi? Uno. E il punto debole qua. Perfetto. Devo chiamare un telefono, altrimenti qua non mi sta più nulla. Non mi sta più nulla. Percepisco una strana energia. Una strana energia? Che cos'è questo? Ah, ok. Un graffiti. Sono solo graffiti. L'avranno lasciato lì perché è carino. Uno volesse salire qua, tipo? Bella domanda. Va bene, dai, ok. Allora. La missione secondaria era... non mi ricordo. Di là. Bella storia. E lì sopra come ci si arriva? No, eh? Beh, di qua direi. Sì, di qua direi. Chiaro. È rilassante sto gioco. Forza, andiamocene. Molto leggero, direi.
Quanti cazzaroli di gatti ci sono qua? Belli. Ti mette ansia questo gioco? No, 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 è molto rilassante, davvero. Porcaccia. La pupazza, va bene, dai. Per il discorso fantasmi, forse, non lo so, boh. Ma che cazzo, ma la smetti di cadere, maledetti gattoni. Maledetti gattoni. Devo fare con voi. Prendi. Ah, un collezionabile. Adesivo Super Shinji. Un piccolo adesivo olografico dalla forma quadrata che ha moltissime versioni ed è quindi collezionabile. Super Shinji Mikami, direi. Ah, ho di cadere delle travi. Ah, ok, ok. Beh, in quel caso lì effettivamente ha senso, devo dire. In quel caso ha senso. Ah. Eh no. Ok, vediamo di provare a salire qua. Vediamo che succede. Di qua. Qua non c'è nulla? No. Sarebbero da prendere quelli, ma li prenderemo dopo. Intanto qua andiamo in cima, in cima, in cima. Cosa c'è di bello? Ah, questo qua da purificare. Ok. Beh, neanche un'anima. Molto sospetto come cosa, va bene, dai. Un vicolo cieco questo. Che senso ha? Forse sapete cosa. Per un'eventuale missione principale davanti. Altrimenti non me lo spiego. Tra l'altro qua dovrei trovare un telefono per svuotare tutto. Alla mia destra. Qua c'è un telefono, andiamo di qua, va. E questo cazzo? Vabbè, ok. Un telefono stile Matrix? Più o meno. No, semplicemente tu vai qua e non chiedermi il perché, onestamente. Prima di portarci fuori, sì, no. Semplicemente vai qua, tu appoggi queste cose piene di anime e ti danno dei punti esperienza. Boh. L'hanno pensata così, cosa vuoi che ti dica? Perfetto. Ci stai davvero prendendo la mano. Prega. Ottimo. Allora, salute massima aumentata. Ok, vediamo qua i punti abilità. 25 punti abilità, buono. Contrattacco blocco perfetto. Esposizione nucleo. Estrazione nucleo. Estrazione a terra. Assorbimento spiriti. Vabbè. Estrazione etero, ok. Connessione aumento durata, non mi interessa. Visione spettrale, via. Aumenta il numero di colpi sferrati dagli attacchi potenziati di tessitura di vento. Questo qua sarebbe interessante. Diminuisce del 50% il tempo di ricarica degli attacchi di tessitura. Anche questo qua, volendo. Carica elementale di vento, colpi critici. Aumento velocità, aumento congelamento. Perforazione. Dagli attacchi potenziati di tessitura, colpo di vento. Vabbè, dai, to. Perfetto, più o meno. Via. Bene. Sento che potrei spaccare il mondo. Davvero? Vediamo.
Aia. Le anime del paradiso di Telecom, esatto, ma infatti alcune cose onestamente io non le capisco, probabilmente che abbiano una base, potrebbe essere, voglio dire, che abbiano una base presa dal folklore giapponese, insomma asiatico, ecco, ma oh, alzo le mani, non ne ho idea onestamente, non ne ho idea. Sì, così si fa. Magari sono semplicemente cose strane, chi lo sa. Chi lo sa. Elisir cura tutto, non magia ma scienza. Vabbè, sta roba qua non ci interessa molto onestamente. Poi un altro telefono, lo sfruttiamo? Assolutamente sì. Perché non sappiamo quando troveremo il prossimo. Intanto qua c'è un gizzo da pregare, mi pare, no? Questo qua è nuovo? No, già usato, come non detto. 3 di 32. Comunque sì, Roberto, tutto a posto. E cos'è che posso dirti di importante? Ho trovato un lavoretto semiserio, ma ho ancora qualche riserva, ecco. Quindi ti farò sapere fra qualche giorno, eventualmente. Fra qualche giorno. Andiamo qua, tac, vai. Incrociamo le dita e speriamo. Speriamo che vorrei un po' di stabilità per certe cose, insomma. Poi chissà. Alla nostra sinistra, di qua. Quanta roba che c'è qua. Bene. Lo spirito con le stampelle. Sì, hanno tipo l'afflizione che è un minigioco in cui devi praticamente con il mouse seguire quella cosa lì che hai appena visto e liberarli. Ecco, non lo so perché onestamente. È veramente una perdita di tempo, secondo me. Ciao Johnny! Una perdita di tempo. Che. Boh. Oh, qua c'è una missione secondaria importante, eh. Quando sono col telefono sono importanti queste missioni. Avanti. Qui c'è un bel gattone che ci vende che cosa? Yakisoba, non mi interessa. È Morpheus. Devo ancora vedere John Wick 4 io, porca vacca. Parlo con KK. Spero vivamente di sì. Ed, un altro registratore vocale. Grazie Johnny, vorrei grazie. Vorrei comprendere meglio lo stato attuale di Shibuya. Indagheresti su questo bizzarro fenomeno lunare? Questa volta non smetto più comunque, eh. Mi servono più serie di dati. Per un bel po', si dovrei spera. Dovrei recuperare i valori da diversi luoghi. Ho già preparato l'equipaggiamento. È nell'armadietto sul retro, 252. Sono ritornato nel mood giusto, direi. Sì. Non ci dovrebbe essere altre ricadute particolari, okay. Insomma. Insistente, eh? Beh, Ed è fatto così. Ma è meglio assecondarlo, se pensa che sia importante. Ok, la luna Cremisi. Va bene, vediamo cosa c'è nell'armadietto. Il codice è 252. Speriamo. Vediamo. Che cos'è? Penso un dispositivo di controllo. Mettitelo sul braccio. Un dispositivo di controllo? Detto anche smartwatch. Proviamo uno spazio aperto, da cui si veda bene la luna. Forse potremmo provare da un tetto. Da un tetto, eh? Peccato per Robocop. Ah, la live. Ah, sì, è vero, che alla fine non l'ho fatta. Stai attento. Anzi, dovrei provarlo effettivamente. Dovrei provarlo, perché mi sono infognato con questo, quindi non ci ho più pensato.
Vorrei provare la demo di Robocop, hai ragione, cavolo. Hai ragione. Da quello che ho visto è carino comunque, eh? Il che è una cosa positiva, insomma. E di là. Ciao Magic. Ma da quando è che fai doppi salti? Prossimi big games in vista da portare nel canale? Sembra molto alto. Proviamo a salire. Non ne ho idea perché non sono particolarmente informato sulle uscite, ecco, per cui ti direi nessuno. Il grosso dipinto che c'è nel passaggio. O comunque. Sì. Di sicuro non passa inosservato. O comunque non big games appena usciti, ecco. Veloce, finiscili! C'era un graffiti qua. Perfetto. Eccone uno. Era l'ultimo. Perché che big games proponete, per curiosità? Sentiamo. Un Tanaki. Tanuki volevo dire. Me ne volevo stare qua nascosto finché non trovavo il capo. Mentre aspettavo, ho pensato di lasciare dei segnali nello spazio per vedere se rispondeva qualcuno. Ho sentito dire che la verità è là fuori. Vabbè, questo qua è una citazione di X-Files, ovviamente. Ma dove sono tutti quanti? Ok, 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 va bene. Baldur's Gate 3, tu pensi che me l'ha regalato Marco, un carissimo amico del canale, ma ancora tanti mesi fa. Perfetto. Saliamo sul tetto. E non ho mai avuto tempo di giocarci, anche perché è un gioco estremamente impegnativo. Cioè Baldur's Gate non è che dici ok, ho 10 ore e ce le dedico. Baldur's Gate ti toglie la vita sociale per un bel po' di tempo. Specialmente quello lì, insomma, ecco. La parata dei fantasmi è molto molto bella questa cosa, guardate. Questo qua è una delle cose più come si può dire, impattanti del gioco. Che figata. Il senso non si sa onestamente, però va bene, dai. Ma non c'è mica qua un Tengu? Un Tengu dove attaccarsi? Forse sapete cosa? Bisogna salire dall'ascensore? No, direi di no. Come cazzo si sale qua, punto di domanda? Da qua forse? Non lo so, mi sembra tanto strano, vediamo. The Queenfall non so cosa sia. Non ho proprio mai sentito... Cos'è? Un film, un gioco? Non ho idea. Robocop, il più recente, è quello del Mega Drive, secondo te? Potrebbe essere, non mi ricordo. Ma non mi è familiare come cosa, un gioco. Non lo conosco davvero. Mi prendi alla sprovvista. Che è un passaggio? Non credo di averlo mai sentito, eh. Ma che genere è? Perché magari l'hanno annunciato in un periodo in cui non seguivo le notizie, non so, boh. Usa il dispositivo di controllo. Puntalo verso la luna. Ah, un MMORPG, allora sì. Non è prettamente il mio genere. Usa il dispositivo verso la luna, così inizierà l'analisi. No. È simile al dispositivo che avevo chiesto a Ed per fare il Tengu Watching. Fare Tengu Watching? Tengu Watching. Bene. Analisi dovrebbe funzionare. Completata. Andiamo avanti. Uno di tre. Mm.
Vediamo se qui dall'alto riusciamo a buttarci. Sto gran cazzo. Là sopra. Vabbè. Diablo 4 ti ha deluso perché, diciamo? Che fra l'altro a distanza di, non lo so, 4 mesi di esclusiva Blizzard sta già arrivando su Steam, più o meno. Sta cosa qua per me è incomprensibile, comunque ok. Andiamo super di qua, mi verrebbe da dire. Tu Johnny hai visto la demo di Robocop? Cosa ne pensi? Ah, la storia è piattissima, quello è un peccato, cavolo. Quello è un peccato, è anche corta per di più. No, bella sta cosa. Cazzo! Attenzione. Ah, non l'hai ancora vista? Ah, ok, allora niente. Allora niente, direi. Vediamo se riesco a portarvela relativamente a breve. Che onestamente sarei curioso anche io, Bene. Come cazzarola si arriva lì sopra? Ma che due palle. Allora, o c'è un montacarichi da qualche parte oppure non lo so onestamente. Ah, quindi è anche bilanciato male, diresti, eh? Bilanciato male. Cos'è? Vuoi morire? Smettila! Ma che non voglio morire, porca vacca. Ma dai che non riesco a salire, porca trota! Che cazzo si fa? Che due palle. Una settimana da incubo. Ecco, male. No, io per fortuna sono contento del lavoro che faccio, perché è un lavoro tranquillo da quel punto di vista, ecco. Almeno quello. Un po' di tranquillità, direi. Almeno quello. Robocop è in prima persona? Assolutamente sì. Se usa l'Unreal 5, questo non te lo so dire onestamente. Mi sembra strano perché è una grafica un po' datata, però boh, non lo so. Forse sì, ma è solo sfruttato male, non lo so. Oh, che due coglioni. Ah, cazzo! Vediamo. Oh, porca vacca, ecco come si faceva. Fanchiulo. Ok, adesso che siamo qua, bisogna salire ulteriormente, però. Allora, intanto, andiamo a prendere un po' di anime qua, visto che ci siamo. Buonanotte, Roberto. E grazie di nuovo. Allora, un sacco di dindini.
Io direi che è il modo giusto per salire questo. Spero. Qua abbiamo sbagliato. Bisogna salire ulteriormente, mi sa. Guarda su. Guardo su. Su dove là? Oh, ancora. Merda. Perché non... Ok. Ai Tengu deve piacere questo posto. Ce ne sono un sacco. I Tengu. Perfetto. Non sarai un punto più alto. Ottimo. Più o meno. Grazie, grazie Johnny, grazie. Uccisi tutti? Sì, direi. Passo alla volta. Oh. Chissà chi li ha fatti. Qua sarebbe interessante. Ok, ci siamo. Ehi, preparati a combattere. Perfetto. Puoi fare anche di meglio. Ma dove cazzarola è? Il punto dove mettersi ad analizzare la luna, eh? Qua sopra forse? Che è il punto più in alto? Bel panorama. Sì. Mi sembra. Non abbiamo avuto molto tempo di ammirarla. È qua, è qua. A fondo non è male. Dovremmo ringraziare Ed. Perfetto. Non credo ci sia altro di utile qui. Andiamo avanti. Ok, e l'altro via per di là. Riuscirò con un volo unico ad arrivare fin là? Assolutamente no. Se avessi il volo più... infatti. Porca vacca. Se avessi avuto 3-4 secondi in più, forse. Ma così direi proprio di no. Però dai, sono fortunato perché tutto sommato. Resisti, porca di quella puttana. L'edificio mi sembra abbastanza alto. Saliamo. Ok. Adesso devo ritornare là. Un tanuki. Amici, che combattimento che vi siete persi. Tutti questi bambocci continuavano a darmi rogne. Erano ovunque. Peggio per loro, comunque. Erano delle vere schiappe. Una bella ammazzata e tanti cari saluti. Tiè. Simpatico.
Come si sale, punto di domanda? Da là, direi. Che palle. Dai. Sì, beh, mezzo metro alla volta. Ecco qua, già si sale abbastanza. C'è corruzione. È vero. Dovremmo eliminarlo. Beh. Perché non arrivavano quei colpi lì? Bella domanda. Aia. Ah, vaffanculo. Spero non ce ne siano altri. Ecco qua era dove ero salito l'altra volta. L'altra volta, insomma, mezz'ora fa, tipo. Che non capivo perché fosse una zona fine a se stessa. Adesso lo sappiamo. Bisognava tornarci con il discorso analisi lunare. Probabilmente da qua. Qui la luna si vede bene. Perfetto. Ed ha sempre fatto delle indagini un po' strane. Ma è grazie a lui che Tokyo non è stata completamente inglobata dalla nebbia. Benché strane, le sue richieste hanno sempre un motivo. Ok. Dovrebbe andare. Devo dire che la luna è piuttosto inquietante. Non è come il sole. Non brilla di luce propria. C'è qualcosa che le dà quell'aspetto. O forse esageriamo ed è solo una grossa roccia. Può essere. Inviamo i dati a Ed. Dai. Chissà che conclusioni ne trarrà. Vediamo un po' che succede. Sì. Molte grazie, KK. In effetti mi aspettavo valori simili. Sembra che il nostro satellite nel cielo sia proprio Luna stessa. Ci sono alcune discrepanze, ma l'intervallo è ammissibile. Ah, no, un momento. I risultati sono nei parametri previsti perché erano quelli che mi aspettavo? Che la mia supposizione di autenticità della Luna abbia portato a una sua involontaria realizzazione. Se invece supponessimo che questo mondo sia un falso costrutto, allora... Ma che cazzo dice? Cosa sta dicendo? Ha attaccato. Ma quindi era urgente o no? Non rimuginarci sopra. Quello è il suo lavoro. Ok. Tutta di Fallout 4. Giusto per curiosità, a te la luna cosa ricorda? Un uovo fresco in una ciotola di soba. Ma basta così. Andiamo. Tutta di Fallout 4 come abbigliamento. Dopo lo guardiamo che sono molto curioso. E... diamo un po' di anime, va. Che saranno minimo, non so, 8.000? 8.500 punti di esperienza, ottimo. Facciamo un livellino, credo. Penso, sì. Perfetto. Abilità, cosa abbiamo qua? Questo non ci interessano. Esposizione nucleo. Da 150% il tempo in cui il nucleo dei nemici rimane esposto. Ok.
aggiudicato. E poi inventario, vediamo qua nell'abbigliamento. Disco volante. Orecchia da coniglio e cabuto di carta senza cappello. Vabbè, torso. Beh, ma non c'era qualcosa di Fallout 4? Commestibili, rosari, abbigliamento, musica. Ma poi perché non... Ah, eccoli qua, completi interi, vediamo un attimo. Ma quanta roba c'è? Principessa feudale. Giudicato, cazzo. Ah, bene. Perfetto, proprio... Niente male. Come piace a me. Proprio come piace a me. Allora, di qua e poi a sinistra ci dovrebbe essere una missione secondaria. Da queste parti, tipo. Non ho fatto male i calcoli. E sì, ho fatto male i calcoli, direi, sì. Sì, sì, sì. Parecchio. Di qua era, ok. Vabbè, dettagli, dai. Perfetto, e le frecce sono qua, ottimo. Più è per di qua. Più o meno, eh. La strada è aperta. La barriera tra i mondi. Quindi c'era un kappa nello stagno dei kappa. Ad ogni modo, grazie per averlo acciuffato prima che creasse altri problemi. Ecco, onestamente non ho capito cosa serve a parlare nuovamente con i cosi, però va bene. Robocop e Terminator assieme, intendi? Beh, sarebbe sicuramente un'esperienza interessante. Un'esperienza molto interessante, ecco. Un crossover tipo. Ah. Sarebbe figo sicuramente. Però non so quanto abbiano da spartire onestamente. Ma porca. Fortuna nessun commesso ti sente. Ancora più su. Sarebbe simpatica come idea, sicuramente. Ma sono cose che probabilmente non accadranno mai. I crossover nei film ce ne sono, ma sono pochi. Alien vs Predator, Freddy vs Jason, eh? Piano 8, vediamo. Se è il piano giusto. Mi verrebbe da dire di sì. Anzi, è ancora più in alto, eh.
Bam! Punti esperienza, bene. Uilala. Sono rinforzi diretti verso di noi. Ce l'ho fatta? Vai alla grande. Sì, bene. Bene. Il primo è buono, il secondo anche no. Non me lo ricordo. Non me lo ricordo. In realtà a me sembra di ricordare che mi ha divertito anche il secondo. Però non lo so. App di abbonamento a karaoke. Una cazzata, non ci interessa. Però non mi ricordo. Nel primo c'era Raul Bova. Il secondo mi sa che era tipo quello in cui iniziava nei boschi, diciamo, una cosa del genere, non so, boh. Che c'era anche a che fare con una piscina, forse, ma non sono sicuro. Anzi, mi verrebbe da dire di sì, comunque. Ah, ecco, ok, bene. Mi sembrava, infatti. 2200, vai. Una missione di secondaria di fronte a noi. Lì in alto? Vabbè, ma d'altronde sono un rincotrinco. Quella è la missione secondaria che volevo fare io. Qua non l'ho mica fatta io la missione secondaria, se ci penso. Perché mi sono distratto salvando i cubi. E qua non si attacca, eh? Sono venuto qui per fare una cosa sola e me l'ero anche dimenticata. Ma quanto furbo sono? Donna aggredita dalla stoffa? Giusto? Sì, sì. Ha senso. Tu non respiri, sei uno spirito. Stoffa bianca? Da quando soffoca la gente? Non deve essere stoffa normale, visto che disturba gli spiriti. Fate qualcosa! Tranquilla, gli spiriti non muoiono due volte. Ma vale la pena indagare più a fondo.
Ethan Momen. Ethan Momen. Fatemi capire un attimo, ok? Ah. Stoffa bianca. Eccolo. Okay. Sì, deve essere un Ethan Momen. Ethan Momen. Sta badando a noi. Proviamo ad avvicinarci. Sì, come? Vai, continua. Aspettiamo che si fermi. Preso il Magatami, perfetto. Immagino che io debba tornare là adesso a dirglielo. No, non è vero. È finita così. Ok. Un distributore di capsule da qualche parte qua, vediamo. Ah no, ma in realtà... è questo, vediamo. 33 statue disponibili. E dai... vediamo. Ne ho comata 2. Ma che palle, ma quante statue ci sono qua, ragazzi, da prendere, che non si capisce. Va bene, dai, ok. 10 punti abilità. Schivata 1. Abilità bloccata, estrazione in mischia, aumento del 150% della velocità. Schianto. Schivata. Connessione aumento durata. Furtività rapida. Estrazione etere. Volo aumento durata. 10 di 15 punti abilità. Ok. Bene, qua ci fermiamo un attimo.